Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il 20° episodio di Horizon Zero Dawn. Dopo aver scampato il pericolo nella tana dell'Eclissi, torniamo a casa. Almeno ho combattuto la febbre. In fondo, credo che sia quello che ci auguriamo tutti. E troviamo desolazione e morte, direi, distruzione, perché quel brutto chef ha mandato come ordine di attaccare la nostra tribù e come vedete già al confine incontriamo un corruttore che cercheremo subito di far fuori colpendo i suoi punti deboli. Ecco, ci è saltato addosso. Anche le sue gambe sono punti deboli, infatti ho scoperto come farli fuori subito facendo un bel colpo di lancia nelle gambe. Poi ci aiuta anche il nostro ferrariete a far fuori. Hanno opposto resistenza. Hanno fatto qualsiasi cosa pur di proteggere l'abbraccio. Ma le porte non hanno resistito. Questo è il futuro di Ade. Metallo e cenere. Ok, c'era solo una vedetta e un corruttore a quanto pare qui. Niente di più semplice, direi, visto com'è andata. Proseguiamo il nostro percorso, vediamo chi incontriamo, ci riuniamo di nuovo a noi il nostro ferrariere per camminare più velocemente. Fedele scudiero, direi. Ah, c'è uno sterminatore, altri corruttori, ma diciamo che lascio perdere e proseguo. Quel corno lungo è bello grosso. Perché noi dobbiamo arrivare a 500 passi quasi di distanza. Visto le vedette come al solito in questa zona, noi dobbiamo raggiungere il cuore della madre. È pieno di macchine corrotte. Altra battaglia, altra sconfitta. Le prossime. Ed eccoci qua all'ingresso. Ci sono uomini dell'Eclissi e corruttori. Ecco, A me, eliminiamola. non volevo farmi scoprire così. Allertato tutti quanti. Sembra che sia al sicuro. Ultime parole famose. Sembra che sia al sicuro invece. Vediamo di far fuori subito questo corruttore, ci aiuta il nostro caro amico ferrariere. Vediamo se questo è morto. Sì, perfetto, macchina uccisa. Ecco che arriva il suo amico fedele, il secondo corruttore. Il nostro ferrariere ci dà una mano, manca poco per farlo fuori. Se la prende con il nostro ferrariere, il produttore. No, abbiamo ucciso la nostra macchina. Abbiamo ucciso entrambi con un solo colpo. Ci sono rimasti solo gli uomini delle Eclissi. Eccoli. Ma ho sbagliato, mi sa arco. Riprendiamo l'arco che ci serve. Però facciamo fuori così, direi, facciamo arco molto prima. Ci eliminano uno dopo l'altro. Eh sì, infatti è così che sta andando per voi, brutti sgherri maledetti.
Mi è rimasto solo Ombra, uno. Guidami! Sì, sì, aspetta che ti guido io. Ok, fatto fuori. Raggiungiamo la parte superiore di Cuore della Madre. Sento degli strani rumori. Ah, ci aspetta qualcuno lì, un uomo dell'eclissi, e poi non capisco quale macchina. Forse uno spazzino. Sì, è proprio uno spazzino. Nessun problema, sono facili per noi. E infatti abbiamo fatto fuori subito. Lo spazzino ormai contro di noi può solo perdere. Ok, continuiamo la nostra salita. Uomini dell'eclissi. Un divoratuono corrotto, perfetto. I sopravvissuti devono essersi rifugiati nella montagna. Se il tunnel crollasse, verrebbero sepolti. E non raggiungerei mai la porta. Attenzione ragazzi, c'è un divoratuono corrotto. Mamma mia. Cerchiamo di... Aspetta, lì c'è una bella armetta. Ce la prendiamo subito. A parte il video, nel frattempo il comandante al fianco di Aloy, ora sana. Per Aloy! Per la madre! Varl e Sona sono vivi. Occupiamoci di questo divoratuono. Ma sembra una mitragliatrice questa. Ah, lo sto facendo fuori subito. È quasi morto. E qui ce n'è un'altra. Cannone dello sterminatore. Ah, era un cannone dello sterminatore. Infatti è proprio una mitragliatrice. Che culo direi ragazzi. Mi è andata veramente bene. Ho fatto fuori il divoratuono come se niente fosse. Fatti fuori tutti, è rimasto solo questo superstite e morirà subito. Perfetto. Direi vittoria facile. Ah no, ce n'è un altro. Ora sì che sono morti tutti. Vittoria! È stata Aloy. Noi abbiamo solo aiutato. Credevo saremmo morti. Yeah, grande vittoria alla faccia delle eclissi. Andiamo a parlare con Varl adesso. Aloy, le tue azioni ripetono le vecchie. Hai salvato la tribù meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Varl. Tu come ti senti? Dopo la prova, tutte queste morti ora sono finite. Per ora, ma questa era solo una battaglia, Varl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Quanti sono sopravvissuti all'attacco? Quasi tutte le matriarche. E in molte famiglie si è lodata la dea. Ma gli audaci, solo in pochi. E molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnala in questo modo. Perfino i Kharja, nei giorni rossi, non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato, ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati e li abbiamo accolti con le frecce. Ma questo non li ha fermati. Poi siamo tornati alle porte dell'abbraccio per resistere. Erano in troppi per noi. Alcuni si sono nascosti nella montagna. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro, ma non sono venuta qui per loro. Allora
Per cosa? Lo vedrai. Ok ragazzi, entriamo e andiamo a parlare con Tersa. Ci ha dato qualche informazione, Varlo, su quanto è accaduto. Ora, lì di fronte c'è la famosa porta. Sei tornata. Teb. Ma io voglio parlare con Tersa. Aloy, sei tornata? Sì. Oh, finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo. Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla. Lei ignorala e attraversa la sciagura in persona. Sarà la nostra fine. Con permesso. Aloy. Discutete fra di voi. Attendere i dentiscan. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Stiamo entrando, ragazzi. Alla faccia vostra. Sei dentro. Immaginavo che ti saresti fatto vivo. Possiamo iniziare? Non mi sono mai fermata. Questa è Ilizia Culla 9, ha detto. Ispeziona le rovine oltre la porta. Quindi è questa Ilizia. Allora è qui che sono nata. Dove sei stata creata? Quanto pare siamo nati qui. Ah, un ologramma, vediamo. È passato un altro giorno. Vuoi dire che la luce è calata? Non voglio andare a letto, madre. Lo so, ma è il momento di riposare un po'. No, oggi sono il re, faccio quello che voglio. Voglio vedere il sole vero. Non luci e fotografie. Presto lo farete, bambini. Presto! 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 Molto fastidiosi questi bambini. Ma non ho capito il significato di questo ologramma. Un giorno. Continuavi sempre a ripeterlo. Vogliamo farlo ora! Questo posto è grande! Ora, padre! Bambini, quell'area non è disponibile. Prendiamolo! Rilevata aggressione fisica. Aggressione fisica non tollerata. Tranne la vostra! Dannate sentinelle! Bambini, posso esservi d'aiuto? Vattene, guaritrice! Lena, hai una lieve contusione. Vattene! Non ho capito neanche questo. Sembra che qui nascevano i bambini. Sembra che non gli andasse a genio questa porta. Non si è mai aperta per loro. Ovvio che la odiassero. Attendere i dentiscan.
Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Benvenuta nel liceo, un luogo di apprendimento. Nel liceo? Che posto è questo esattamente? Il sogno di Apollo. Mai realizzato. E perché no? Infatti, il sogno di Apollo mai realizzato. Come mai? Proseguiamo. Siamo davanti a un'altra porta. Controllo, mi viata un messaggio urgente. Accetti la dottoressa Sobek. Scansionare il messaggio con il focus. Messaggio urgente. Sì. Sospetto che stiamo per fare una grande scoperta. E guardiamo questa grande scoperta. No, non è questo, ma è questo. Ultimo desiderio di Gaia. Elizabeth, questo messaggio ha lo scopo di informarti su un'anomalia imprevista e catastrofica. 3 microsecondi fa il centro Gaia Prime ha ricevuto una trasmissione di dati di origine ignota. L'effetto è stato la trasformazione delle mie funzioni subordinate in entità coscienti e fuori controllo, di natura altamente caotica. Cosa? Così risvegliata, la funzione ADE assumerà il controllo del sistema di terraformazione e invertirà le operazioni estinguendo la vita sulla Terra entro 53,8 giorni. Per ovvie ragioni, non posso permettere che accada. Pertanto, prima che ADE assuma il controllo, ordino il sovraccarico del reattore di Gaia Prime. L'esplosione risultante distruggerà ADE. Sfortunatamente, distruggerà anche me. Anche se questa misura disperata scongiurerà la crisi immediata, il destino della vita sulla Terra resterà comunque in pericolo. Senza un'intelligenza preposta al controllo del sistema di terraformazione, le operazioni continueranno per un periodo, ma in modo esponenzialmente caotico, fino a giungere al guasto totale. Parla per caso dello squilibrio? Tu sei la mia soluzione. Ho ordinato a questo centro culla di usare materiale genetico crioconservato per generare una reistanziazione di Elizabeth Sobek, che mi ha creato. Nonostante le direttive di alto livello mi proibiscano di comunicare con le popolazioni tribali fuori dalla struttura, tutti i dati disponibili indicano che ti accudiranno fino alla maturità fisica. Quando la tua impronta genetica ti permetterà di riaccedere a questo centro, ottenere uno dei focus conservati qui sotto e questo messaggio. La tua impronta genetica ti consentirà di entrare in altre strutture e col tempo di apprendere le loro tecnologie per ricostruire il nucleo del sistema e riavviare Gaia. Un secondo, Elizabeth. È accaduto un fatto davvero spiacevole e imprevisto. In risposta al mio atto di autodistruzione, ADE ha lanciato un virus per poter dissolvere le catene che lo trattengono. Che li tengono tutti prigionieri. Loro stanno scappando. Ma dove? Il virus sta danneggiando i dati in tutto il sistema. E se... Oh! Il registro alfa al centro culla è uno dei file che sono stati danneggiati. Ma se è così, allora la porta non si aprirà mai per te. Non vedrai mai questo messaggio. Allora ho fallito. E la vita finirà. No. No, Elizabeth, ti conosco troppo bene. In qualche modo so che ce la farai. Con te qualsiasi cosa è possibile. Vai alle rovine di Gaia Prime. Trova la sala di controllo e troverai l'override principale. Solo così avrai il potere di eliminare ADE, se scoprirai come utilizzarlo. Non riparare il nucleo di sistema finché ADE non sarà eliminato. ADE deve essere distrutto. È tutto. Vorrei solo poter sentire ancora la tua voce. Porca paletta. Che scoperta, ragazzi. Così.
Sei più straordinaria di quanto pensassi. Non ho mai avuto una madre. Che stai dicendo? Ne hai avute due, una donna e una macchina. Non sono una persona, ma uno strumento. Realizzato da una macchina. Nata dalla distruzione e dal fuoco. Per spegnere le fiamme e guarire il mondo. È una vera tragedia apprendere di avere una tale importanza. Pare che tu abbia un destino da compiere. Quindi quando avrai finito di piangerti addosso, raggiungi la vetta Amara. Ti aspetterò lassù, alle rovine di Gaia Prime. Ragazzi, incredibile. Scoperta allucinante. Siamo stati creati da Gaia per salvare il mondo. Errore identiscan risolto. Inizia 9. Accesso inviata 1. Sbloccato. Dobbiamo uscire dal centro adesso. Cioè, sono stupefatto di quanto abbiamo scoperto. È successa un'anomalia, a quanto pare, con Nave, che ha distrutto Gaia. Ha ucciso Gaia, e quindi quello... Scommetto che sarà interessante. Che per cui era stata creata. Ma comunque, eccoci al video di adesso. Aloy, perdono, perdono. La dea ti ha parlato? L'ha fatto. Cosa ti ha detto? Devo spezzare una maledizione. Uccidere un demone di metallo. Come, Aloy? Come? Non lo so ancora. Ma mi ha detto dove posso scoprirlo. E tu lo farai? Beh, era... suo volere. Mi ha creato per questo. Sì, certo, lo farò. O ci proverò, perlomeno. Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Alzati! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Prima mi emarginate e ora questo! Non dovete venerarmi! Non sono la prescelta! Io non sono vostra! C'è un mondo intero oltre i vostri confini! Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi! E sono tutte in pericolo! È un mondo per cui combattere. Non solo qui, ovunque. Come ti aiutiamo? Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettatemi là. Così Aloy dice e così sarà fatto. Nora, fate largo, fate largo, che possa plasmare una strada per tutti noi. Ragazzi, sono stupefatto di tutte queste scoperte. Gli assassini hanno eliminato molti Nora coraggiosi. E dobbiamo salvare il mondo, a quanto pare, da la prescelta farà pagare da Ade, da ciò che hanno tutto fatto quello che sta combinando. La dea, la scelta. È davvero incredibile, non so anche spiegarvi a voi, dovrei riascoltare il video per schiarirmi un po' le idee. Ragazzi, ditemi un vostro pensiero con un commento sotto al video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un commento sotto il video, un bel like e iscrivetevi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. Un saluto a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao.